Ieri è successa una cosa molto interessante. Un amico mi ha mandato un messaggio tramite WhatsApp e mi ha chiesto un parere su un video. Il video parlava della gestione della rabbia. Il video fatto bene, la persona è sicuramente professionale. La cosa interessante è stata, ancora più interessante, è stata il commento di questo mio amico riguardante questo video. Mi ha detto: perché immagino che tu, praticando arti marziali, praticando Krav Maga e difesa personale, abbia avuto a che fare, abbia dovuto gestire questo aspetto, l'aspetto della rabbia, l'abbia dovuto gestire non solo per te ma anche per i tuoi allievi. E in effetti lui ha centrato esattamente il punto. Il discorso riguardo la rabbia è molto particolare. Intanto bisogna vedere che cosa si intende per rabbia, cioè qual è il significato che sta dietro questa definizione. Che cosa intendiamo? Intendiamo una grande forza di volontà nel raggiungere un risultato, o intendiamo un atteggiamento mentale estremamente distruttivo atto a sfogare delle energie che sono rimaste immagazzinate o irrisolte per qualcosa? Molto spesso nelle arti marziali, negli sport da combattimento, nella difesa personale come nel Krav Maga, si tende a confondere, almeno quello, per quello che è il sentire comune, la rabbia con l'aggressività, con la violenza. La frase che io sento di più è: ah no, io non sono un violento. La violenza non c'entra assolutamente niente con le arti marziali, con lo sport da combattimento e con la difesa personale. La capacità di sviluppare aggressività verso un determinato scopo, che non necessariamente, anzi praticamente mai, è la persona, almeno per quanto riguarda la difesa personale, è tutt'altro paio di maniche. Il punto è capire esattamente di che cosa stiamo parlando e verso che fine vogliamo muoverci. Se intendiamo riuscire a gestire e incanalare delle energie che, se non dirette, sono distruttive verso qualsiasi cosa ci circondi, in questo caso il termine rabbia potrebbe essere adeguato, le arti marziali, gli sport da combattimento e la difesa personale come il Krav Maga sono eccezionali, perché insegnano la persona a dirigere queste energie che non possono essere sfogate nella nostra società in modo appropriato, in altro modo, in modo che sia accettabile, che sia addirittura costruttivo, evolutivo per la persona. Noi tutti, in quanto esseri umani, abbiamo delle energie, un'aggressività che ci è stata data da madre natura in termini conservativi, quindi per proteggere noi stessi, per salvaguardare, diciamo, la nostra specie, per la sopravvivenza, via. Questo tipo di aggressività funzionava in un periodo in cui non averla significava morire, e si attivava sempre e soltanto dal punto di vista di confronti fisici. Oggigiorno questo tipo di attivazione ce l'abbiamo lo stesso, solo che è molto più raro che sia un'attivazione dovuta a un confronto di tipo fisico. Molto più spesso è un confronto di tipo verbale, di tipo mentale, solo che le energie che vengono generate sono esattamente le stesse, ma dal punto di vista sociale noi non possiamo sfogarle. Per cui, se non si impara un modo per gestirle e incanalarle, questo genere di energie cosa fanno? Da qualche parte devono riversarsi, non possono riversarsi all'esterno, ce le ritroviamo all'interno e implodono all'interno con tutta una serie di problematiche, tra cui il fatto che a un certo punto basta un non nulla per cui la persona scatta e veramente diventa distruttiva a 360 gradi. Le arti marziali che cosa insegnano? Insegnano a utilizzare queste energie in un contesto che è socialmente accettato, che può essere molto formativo per la persona, perché insegna a riconoscere gli elementi attraverso cui questa reazione viene generata e si autoalimenta, e addirittura in chiave evolutiva, per cui la persona diventa una persona migliore che riconosce queste energie ed è in grado di incanalarle, gestirle in un altro modo. La cosa importante è capire che questo tipo di pattern, questo tipo di schema non è eludibile, non è qualcosa che noi possiamo cancellare o che possiamo ignorare, è qualcosa che dobbiamo affrontare, esattamente come un combattimento, come una situazione di difesa personale. Non significa che dobbiamo attaccare, non significa che dobbiamo essere dei violenti, significa che dobbiamo riconoscerla e sapere come gestirla.